Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Una parabola forte, cruda, quella che ascolteremo fra poco, ma una parabola da intendere bene perché il Signore non vuole né spaventarci né tantomeno ricattarci. E allora vogliamo cominciare subito invocando lo Spirito. Spirito Santo di Dio, illumina il nostro cuore. Non lasciarci cadere nella paura di un futuro che sarebbe semplicemente da costruire da soli, con le nostre sole forze e con i nostri beni, da cui ricavare benessere e sicurezza. Aiutaci a comprendere che il nostro futuro sei tu e che perciò possiamo non avere paura, ma al contrario essere nella pace. Perché tu ti prendi cura di noi e sai di cosa la nostra vita e quella dei nostri cari ha bisogno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: la campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé. E non arricchisce davanti a Dio. Parola del Signore. Ecco, il problema non è la ricchezza. Chi lavora con onestà, e la parabola non dice che quest'uomo sia un imbroglione o uno che abbia fatto i soldi in modo illegale. Chi lavora con onestà ha diritto al suo guadagno, ha diritto a godere dei frutti del suo lavoro. Il problema non è neanche l'entità del guadagno, cioè a disposizione molti beni per molti anni. La questione riguarda invece la vanità del possedere, cioè la sua incapacità di salvare la vita, di sostenerla, di renderla eterna. Perché la parabola invita a cercare ciò che è in grado di dare spessore alla vita. Ciò che vale davvero e ciò che per certi aspetti ci costruisce con lo stesso cuore di Dio. E ci invita a non avere paura, ma nello stesso tempo a saper guardare le cose nella loro verità. L'uomo della parabola è definito stolto perché, come dice il proverbio, ha puntato sul cavallo sbagliato. E ha fallito la realizzazione della sua vita. Perché nel momento in cui accade qualcosa di forte, di doloroso, di faticoso, allora abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia stare saldi, ci faccia stare in piedi, sia capace di reggere quello che appunto stiamo vivendo nella fatica. Un po' come ha detto Papa Francesco ieri, durante la benedizione proclamata in quella piazza San Pietro praticamente vuota, dove diceva che appunto la tempesta deve farci riflettere su quello che noi poniamo alla base della nostra vita, su quello che stiamo costruendo, su quello che stiamo realizzando, ripeto, non per farci paura, ma perché ci aiuti ad essere nella verità. La parabola non vuole dire, mi raccomando, siccome il Signore è lì in attesa di colpirti, stai attento. No, non è quello il punto. È la vita che a volte ci mette alla prova, esattamente come sta accadendo adesso. Una situazione che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare o aspettarsi. Eppure quanto ci sta mettendo alla prova questa cosa? Quanto sta facendo emergere quello che è consistente, che è capace di dare saldezza.
a quello che invece è inconsistente. Ecco perché di questo si tratta della pienezza della propria esistenza di fronte a Dio e ai fratelli. La parabola lo dice in quel modo particolare, dicendo: chi non arricchisce davanti a Dio. Ma chi non arricchisce davanti a Dio non vuole semplicemente dire chi semplicemente prega tutto il giorno o va tutto il giorno in chiesa, anche questo, ma vuol dire chi sta costruendo qualcosa che sia anche di Dio, che sia capace appunto di avere la stessa forza e sia capace di resistere quando arriva la fatica. Ecco, allora vogliamo chiedere al Signore questo grande dono. Ripetiamo insieme: aiutaci a saper cercare la vera ricchezza, quella che permette alla nostra vita di crescere al meglio. Aiutaci a saper cercare la vera ricchezza, quella che ci consente di resistere nei momenti faticosi e di non avere paura del futuro. Aiutaci a saper cercare la vera ricchezza, quella che ci rende grandi in modo buono davanti a Dio e ai nostri fratelli. Aiutaci a saper cercare la vera ricchezza, quella che non ci può essere tolta e che non rischiamo di perdere. Aiutaci a saper cercare la vera ricchezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore, quanto corro, quanto mi do da fare, quanto mi affanno per tante troppe cose. Quanta fatica per ottenere denaro, benessere, per migliorare la mia posizione. Spesso dimentico che un giorno lascerò qui tutto e mi presenterò davanti a te. Aiutami, Signore, a prepararmi, ad incontrarti con le mani colme e la vita assegnata da ciò che conta agli occhi tuoi. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, restate nella pace. Buon cammino.